come vedete dal titolo, questo è un video collaborazione ed è la collaborazione con Miss Anna Savanna. Ciao Anna! Ed è una collaborazione un po' speciale perché è scaturita dal video ed è nata dal praticamente da un, vedendo i nostri libri sulle sui propositi letterari del 2012, in cui entrambe abbiamo detto che non abbiamo mai letto Il Piccolo Principe. Infatti lei mi ha detto, oh, sarebbe bello leggerlo assieme e poi confrontare le opinioni. E io, sì! Quindi due settimane fa, no, settimana scorsa mi sono armata, cioè ho mia madre, è andata praticamente in libreria e ha visto se c'era Il Piccolo Principe e l'ha trovato! Ovviamente è un'opera famosissima, solo che non l'avevo mai letta. Non ho mai preso veramente in considerazione di mettermi lì, comprare il libro e leggerlo. Allora mi sono detta appunto con Anna, dai, leggiamolo. Allora, io questo libro l'ho letto una settimana fa, cioè l'ho letto in 2-3 sere. Non vi leggo l'autore perché è francese e non so il francese. Sembra un libro piccolino e ho sentito molte volte paragonare questo a un libro, come un libro per bambini. Però io credo che se un bambino piccolo che ha magari iniziato a leggere da qualche anno si trovasse in mano questo libro, non gli risulterebbe molto facile da capire, perché sembrano dei contenuti abbastanza facili, però in realtà ci si ferma a pensare. Io mi sono fermata a pensare molto su alcune frasi. Ovviamente la mia preferita è stata l'essenziale invisibile agli occhi che la volpe dice al Piccolo Principe. Io pensavo fosse sostanzialmente una favola raccontata dall'autore, invece è narrata appunto come una sorta di visione che lui ha avuto durante l'avaria del suo aereo nel deserto. Nel libro ci sono anche vari disegnetti, che è stato molto carino, anche quello iniziale dell'elefante dentro al serpente, che tutti dicevano essere un cappello, anche quello è molto carino. Poi da verso metà libro, il protagonista, nonché scrittore comunque, ascolta i racconti del Piccolo Principe, che dopo aver viaggiato diciamo per vari pianeti, arriva sulla Terra. Il Piccolo Principe abita sull'asteroide B612, e appunto che è questo piccolo pianetino che ha tre vulcani di cui uno è inattivo. Il Piccolo Principe si preoccupa spesso della manutenzione del suo piccolo pianeta, e una cosa molto carina sono state tutte le considerazioni che fa il Piccolo Principe. Un'altra cosa dolcissima è che proprio quando gli si presentano situazioni di imbarazzo, per esempio qualcuno gli fa le domande e lui non risponde, non sa rispondere, ed arrossisce, è carinissimo. Questo libro va appunto capito. Potrebbe essere scambiato per un libro così di quelli di poco conto da per bambini appunto, ma secondo me non è un libro per bambini. Mi è piaciuto tanto, ecco, sono contenta di averlo letto. Poi, di questo libro, cosa posso dire? Il pezzo che mi è piaciuto di più penso sia stato quello in cui c'è la volpe che chiede di essere addomesticata dal principino. Infatti la volpe gli dice, non ti posso parlare, non possiamo giocare assieme perché non sono addomesticato. E il piccolo principe le chiede, ma cosa vuol dire addomesticare? E la volpe gli risponde, è una cosa da molto dimenticata, vuol dire creare dei legami. Creare dei legami? Certo, disse la volpe, tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini, e non ho bisogno di te, e neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, io sarò per te unica al mondo. Cioè, una bella cosa alla fine. E appunto questo libro fa riflettere, a me ha fatto riflettere tanto. Mi è piaciuto perché penso che questo libro faccia apprezzare la visione che crea un bambino attraverso i suoi occhi, ed è molto molto bello, mi piace. All'inizio ero rimasta un po' perplessa della scelta di raccontare di questo piccolo principe attraverso l'esperienza della varia nel deserto, perché l'autore comunque dice che all'improvviso appare questo bambino dai riccioli d'oro che gli chiede disegnami una pecora dal deserto e gli fa compagnia. Io pensavo invece che fosse solo un raccontino normale, tipo c'era una volta un piccolo principe. Anche questo libro mi è piaciuto sempre di più man mano che lo leggevo, e a finirlo sono rimasta un po' triste perché anche non solo come ha fatto con l'autore, ma anche con me poi il piccolo principe è sparito,
e si può dire che mi abbia lasciato qualcosa. Adesso ogni volta che vedo qualcosa penso a ciò che ho letto nel libro, penso a ciò che significa veramente. È un libro che cambia, però penso che vada letto più che altro quando si è un po' più grandicelli che bambini, perché penso che se qualcuno lo legga quando è piccolo e poi lo rilegga adesso che magari è cresciuto dopo 20 anni, le impressioni saranno di sicuro diverse. Comunque, questa era la mia recensione. Saluto ancora Anna, grazie per la collaborazione, sono contentissima perché è una youtuber che seguo da tanto. Vi lascio il link del suo canale e del suo video qui. Vi saluto, tanti baci dalla Mimi. E mi sono fatta malissimo. Oddio, mi sono inscurita tantissimo. Ma se tu mi addormenti... È l'autore. Oh, ciao campane.